siedo nell'edera sottostante a sta casa abbandonata vicino casa mia, qui a Castelrosino. Anzi, sai cosa ti dico? Ci metto il nylo. In questa giornata molto calda, un po' ventilata, c'è fratello vento che mi fa compagnia, c'è l'albero che mi fa compagnia, c'è tutta questa vegetazione a terra che mi fa compagnia. A posto. E oggi 21 settembre è la ricorrenza del ricordo di San Matteo. San Matteo, che ha il mio stesso nome, lo ricordiamo con la sua storia. San Matteo, apostolo ed evangelista. Vi è più qua però, se no non senti. Cusciva meglio, dai, almeno senti di più. La storia di San Matteo, apostolo ed evangelista, primo secolo dopo Cristo. Matteo fa l'esattore delle tasse in Cafarnao di Galilea. Gesù lo vede, lo chiama, lui si alza di colpo, lascia tutto e lo segue. Da quel momento cessano di esistere i tributi, le finanze, i romani. Tutto cancellato da quella parola di Gesù, seguimi. Gli evangelisti Luca e Marco lo chiamano anche Levi, che potrebbe essere il suo secondo nome, ma gli danno il nome di Matteo nella lista dei 12 scelti da Gesù come suoi inviati, apostoli. E con questo nome egli compare anche negli Atti degli Apostoli. Pochissimo sappiamo della sua vita, ma abbiamo il suo Vangelo, a lungo ritenuto il primo dei quattro testi canonici in ordine di tempo. Ora gli studi mettono a quel posto il Vangelo di Marco, diversamente dagli altri tre. Il testo di Matteo non è scritto in greco, ma in lingua ebraica o paterna, secondo gli scrittori antichi, e quasi sicuramente si tratta dell'aramaico allora parlato in Palestina. Matteo ha voluto innanzitutto parlare a cristiani di origine ebraica, e ad essi è fondamentale presentare gli insegnamenti di Gesù come conferma e compimento della legge mosaica. Sente bene che è abbastanza interessante, almeno per me. Se a te non ti interessa, metta avanti oppure spegni, leva, cambia il video, fa come te pare, non me frega. Vediamo infatti, anzi a volte pare proprio di ascoltarlo, che di continuo egli lega fatti, gesti, detti relativi a Gesù con richiami all'Antico Testamento, per far ben capire da dove egli viene e che cosa è venuto a realizzare. Partendo di qui, l'evangelista Matteo delinea poi gli eventi del grandioso futuro della comunità di Gesù, della Chiesa del Regno che compirà le profezie. Quando i popoli vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo in grande potenza e gloria. Quindi il Vangelo di Matteo 24:30. Scritto in una lingua per pochi, il testo di Matteo diventa libro di tutti dopo la traduzione in greco. La Chiesa ne fa strumento di predicazione in ogni luogo. Lo usa nella liturgia, ma di lui, Matteo, sappiamo pochissimo. Viene citato per nome con gli altri apostoli negli Atti 1:13. Subito dopo l'ascensione al cielo di Gesù, ancora dagli Atti, Matteo risulta presente con gli altri apostoli, all'elezione di Mattia, che prende il posto di Giuda Iscariota, ed è in piedi con gli altri 11. Quindi Giuda Iscariota era il discepolo di Satana. Prima era di Gesù, però, essendo un traditore, era di Satana. Ancora dagli Atti, Matteo risulta presente con gli altri apostoli all'elezione di Mattia, che prende il posto di Giuda Iscariota, ed è in piedi con gli altri 11, quando Pietro, nel giorno della Pentecoste, parla alla folla annunciando che Gesù è Signore e Cristo. Poi ha certamente predicato in Palestina, tra i suoi, ma ci sono ignote le vicende successive. La Chiesa lo onora come martire. Patronato, banchieri, contabili, tasse. Quindi patronato è protettore.
Etimologia Matteo, uomo di Dio, dall'ebraico. Emblema, angelo, spada, portamonete, libro dei conti. Martirologio Romano, festa di San Matteo, apostolo ed evangelista che, detto Levi, chiamato da Gesù a seguirlo, lasciò l'ufficio di pubblicano o esattore delle imposte e eletto tra gli apostoli. Scrisse un Vangelo in cui si proclama che Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, ha portato a compimento la promessa dell'Antico Testamento. Poi qui continua, che è sempre interessante, l'apostolo ed evangelista Matteo incarna in modo paradigmatico la figura del conoscitore della scrittura che ha imparato ciò che riguarda il regno di Dio ed è come un padrone di casa che trae fuori dal suo deposito cose nuove e cose vecchie. Vangelo di Matteo 13,52. Egli era uomo di una certa cultura, esattore delle imposte, pubblicano, a Cafarnao, di formazione ellenista. Pare che abbia grecizzato il suo nome, Levi, di origine ebraica. E dal Vangelo di Marco 2,14, tratto da Luca 5,27. Il compito svolto da risurrezione... Cosa sto a leggere? Vi alleggete, va, che è meglio. Senti un po'. Il compito svolto da questo discepolo di Gesù nella trasmissione del Vangelo è di capitale importanza. Dopo la risurrezione si erano raccolti alcuni episodi della vita del Signore e organizzati dei discorsi. Annuncio del Cristo. Oh, niente, mi confondo perché le scritture piccole. Vi alleggete, dai, vi alleggete, va. Ti aspetto. Però quanto mi fai aspettare? Devo leggere io, mi fai aspettare in eterno. Non c'ho tempo, no? Questi elementi di lieto annuncio del Cristo potevano servire ai primi cristiani a compimento delle letture dell'Antico Testamento che ascoltavano ancora nelle sinagoghe. Matteo, anche in base a queste prime redazioni, scrisse in aramaico un'ampia sintesi di parole e di fatti di Gesù, mettendo in rilievo la sua messianità e la posizione dei cristiani, cioè della Chiesa di fronte alla legge e al culto dell'antica alleanza. Matteo o Levi? Originario di Cafarnao, pubblicano e esattore delle tasse, poi convertito da Gesù. Il suo nome simbolicamente vuol dire dono di Dio. Alcuni suppongono che abbia cambiato il nome come una forma tipica dell'epoca, per indicare il cambiamento di vita, analogamente a Simone diventato Pietro. Per esempio Pietro era Simone, Simon Pietro. Però non è che c'ha tanta differenza. Gesù passò vicino al pubblicano Levi e gli disse semplicemente seguimi, dal Vangelo di Marco 2,14, ed egli alzandosi lo seguì e immediatamente tenne un banchetto a cui invitò oltre a Gesù un gran numero di pubblicani e altri pubblici peccatori. Il riferimento a un esattore d'imposte a Cafarnao di nome Levi compare anche in Luca 5,27, lo stesso episodio è riportato in Matteo 9,9. Dove però il pubblicano viene chiamato Matteo. Levi e Matteo vengono generalmente ritenuti la stessa persona. Quindi Levi e Matteo era la stessa persona dell'esattore dei tassi, convertito da Gesù. Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse «Seguimi». Il capitolo 9 del versetto 9 del suo Vangelo ci presenta la chiamata di Matteo e ne disegna un profilo suggestivo ed emblematico per ogni chiamata alla conversione. Gesù gli disse «Seguimi», cioè «imitami». «Seguimi», disse, non tanto col movimento dei piedi quanto con la pratica della vita. Ed egli si alzò, prosegue e lo seguì. Dal Vangelo di Matteo 9,9. Come scrisse San Beda, il venerabile, non c'è da meravigliarsi che un pubblicano alla prima parola del Signore che lo invitava abbia abbandonato i guadagni della terra che gli stavano a cuore e lasciate le ricchezze abbia accettato di seguire colui che vedeva e non avere ricchezza alcuna. Infatti lo stesso Signore che lo chiamò esternamente con la parola lo istruì all'interno con invisibile spinta a seguirlo.
infuse nella sua mente la luce della grazia spirituale con cui potesse comprendere come colui che sulla terra lo strappava alle cose temporali era capace di dargli in cielo tesori incorruttibili. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Ecco dunque la conversione di un solo pubblicano servì di stimolo a quella di molti pubblicani e peccatori, e la remissione dei suoi peccati fu modello a quella di tutti costoro. San Marco invece nel suo Vangelo ci presenta Matteo così: Gesù nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Egli alzatosi lo seguì. Quindi questo è il Vangelo di Marco che racconta di Matteo che seguì a Gesù, tratto da Marco 2,14. Matteo tenne un banchetto mentre Gesù stava a mensa in casa di lui. Molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora, e i scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Vedi Gesù come stravolge tutta la normalità dei cervelli, delle menti e giustizievoli, che mette nel giudizio altrui, giudicano in continuazione, se sente ne santi. E invece Gesù stravolge tutta quanta la condizione mentale del giudizio, delle condanne. Quindi il Vangelo di Marco 2,15-17 che parla di questa cosa qui. La sua figura nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Gesù lo scelse come membro del gruppo dei 12 Apostoli e come tale appare nelle tre liste che ci hanno tramandato i tre Vangeli sinottici. Matteo 10,3, Marco 3,18, Luca 6,15. Cosa c'è scritto? Titti, c'è un errore. Comunque tutti e tre i Vangeli sinottici ci descrivono la sua chiamata mentre era nell'esercizio, nel suo discusso lavoro di esattore delle tasse per conto dei Romani. Il suo nome appare anche negli Atti, dove si menzionano gli apostoli che costituiscono la timorosa comunità sopravvissuta alla morte di Gesù. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'era Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tratto da Atti 1,13. Ancora dagli Atti, Matteo risulta presente con gli altri apostoli all'elezione di Mattia, che prende il posto di Giuda Iscariota, ed è in piedi con gli altri 11, quando Pietro, nel giorno della Pentecoste, parla alla folla annunciando che Gesù è Signore Cristo. Matteo il pubblicano. Matteo è identificato con l'appellativo pubblicano, termine carico di conseguenze negative e socialmente rilevanti. Il disprezzo per i pubblicani ai tempi di Gesù era molto ben radicato, erano esattori di tasse, non si destava qualcuno soltanto perché lavorava in quella che oggi chiameremmo intendenza di finanza, ma gli ebrei all'epoca non pagavano le tasse a un loro stato sovrano e libero, bensì agli occupanti romani. In pratica si trattava di finanziere che li opprimeva. E guardavano all'esattore come a una detestabile collaborazionista. Matteo fa questo mestiere in Cafarneo di Galilea. Col suo banco lì all'aperto, Gesù lo vide poco dopo aver guarito un paralitico. Lo chiama, lui si alza di colpo, lascia tutto e lo segue. Da quel momento cessano di esistere i tributi, le finanze e i romani. Tutto cancellato da quella parola di Gesù: seguimi. Pensa tu, quindi Matteo il Levita, l'esattore dei tassi, era molto detestato dalla gente, lo odiavano. La predicazione e il martirio in Etiopia. Secondo la tradizione, Matteo dopo la Pentecoste predicò prima in Giudea e poi portò il Vangelo nell'Africa in Etiopia, e si sa per testimonianza di Clemente Alessandrino che praticava l'esercizio della contemplazione e conduceva vita austera, non mangiando altro che erbe, radici e frutta selvatica. Fu trucidato da una squadra di feroci pagani mentre celebrava il santo sacrificio. Secondo altre passiones apocrife,
attestate nella leggenda aurea di Giacopo da Varagine, avrebbe portato alla conversione il re Egippo e la terra su cui regnava l'Etiopia, dopo aver fatto risorgere miracolosamente la figlia Ifigenia. La tradizione racconta anche che alla morte del sovrano gli sarebbe succeduto sul trono il re Irtaco, fratello di Egippo, che avrebbe voluto sposare la figlia del re defunto, Ifigenia, che però aveva consacrato la sua verginità al Signore. Dal momento che la sua proposta di matrimonio era stata rifiutata dalla giovane, Irtaco chiese a Matteo di persuaderla a concedersi a lui, ma il santo in risposta lo invitò ad ascoltare una sua predica che avrebbe tenuto il sabato successivo nel tempio al cospetto di tutta la popolazione. Quel sabato l'apostolo proclamò solennemente che il voto di matrimonio di Ifigenia con il re celeste non sarebbe potuto essere infranto per il matrimonio con un re terreno, perché se un servo usurpasse la moglie del suo re sarebbe giustamente arso vivo. Il santo sarebbe stato ucciso sull'altare mentre celebrava la messa, trafitto a colpi di spada da un sicario inviato dal re. Viene raffigurato anziano e barbuto, ha come emblema un angelo che lo ispira e gli guida la mano mentre scrive il Vangelo. Spesso ha accanto una spada, simbolo del suo martirio. Pensa tu che roba, che storia. Oh. Vedi che interessante a leggere la storia. L'autore del primo Vangelo, San Matteo, è considerato l'autore del primo Vangelo canonico, non il più antico, ma il primo nell'elenco del canone. Di un Vangelo secondo Matteo vi era traccia già tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo. Se ne ha infatti notizia da riferimenti contenuti in vari autori del tempo. Lo citano Clemente Romano nel 95 d.C., nonché Ignazio d'Antiochia nel 115 d.C. Allusioni sono anche contenute nell'epistola di Barnaba tra il 100 e il 130 d.C. e nella Didache 100 d.C. Per quanto non fosse indicato il nome di Matteo come autore, è indubbia la considerazione che il Vangelo avesse nella Chiesa primitiva. Solo dalla metà del secondo secolo si cominciò a indicare tale Vangelo come secondo Matteo, attribuendolo all'apostolo di Gesù. La tradizione antica identificava senz'altro l'autore del Vangelo di Matteo con il pubblicano Matteo chiamato da Gesù a seguirlo. Comunque la tradizione ritiene il pubblicano Matteo l'autore del relativo Vangelo. A tale attribuzione richiama un passo di Papia di Gerapoli dei primi decenni del secondo secolo, riportato da Eusebio di Cesarea. Matteo raccolse i logia in lingua ebraica e ciascuno li interpretò come poteva. Sembrerebbe dunque, stante la testimonianza di Papia, che Matteo avesse scritto il suo Vangelo in ebraico, raccogliendo detti e narrazioni precedenti. In realtà, quando Papia parla di lingua ebraica, non si riferisce alla lingua ebraica vera e propria, perché l'ebraico dei tempi di Gesù, ma anche di quelli di Matteo, non è la lingua del Vecchio Testamento, ormai entrata in disuso, bensì l'aramaico. Matteo avrebbe perciò scritto il suo Vangelo in aramaico, forse composto da 5 libri. Tant'è che il testo greco di quello che è considerato il primo Vangelo contiene numerosi elementi aramaici, sia nello stile che nel vocabolario. Poi passati al testo greco, vi era dunque un testo aramaico del primo Vangelo andato perduto per le diverse vicende anche belliche dell'epoca, e che data risale dunque il testo greco. Sembrerebbe indicare la stesura in greco sia avvenuta prima della distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani, cioè prima del 70 d.C. Nel Vangelo secondo Matteo, inoltre, sono presenti elementi provenienti dal Vangelo secondo Marco, scritto intorno al 62 d.C., per cui il testo greco si collocherebbe tra il 62 e il 70 d.C. sulla scia di Papia. Comunque anche gli altri autori cristiani riportano la stessa notizia sul Vangelo di Matteo. Così Ireneo di Lione, il quale intorno al 180 riferisce che Matteo pubblicò presso gli ebrei nella loro lingua uno scritto di Vangelo, mentre Pietro e Paolo predicavano a Roma e fondavano la Chiesa,
Per origine, quello di Matteo è il primo dei quattro Vangeli. Così infatti scrive nel 233, come ho appreso dalla tradizione riguardo ai quattro Vangeli, che sono anche i soli accettati dalla Chiesa pubblicano, poi apostolo di Gesù Cristo. Egli l'ha redatto per i credenti provenienti dal giudaismo e composto in lingua ebraica. Ed Eusebio di Cesarea conferma ancora una volta la notizia. Matteo, infatti, che predicò in un primo tempo agli ebrei, quando dovette andare anche presso altri, mise per iscritto nella lingua dei suoi antenati il suo Vangelo per i fedeli che lasciava, sostituendolo così con lo scritto alla sua presenza. Nel VI secolo l'attribuzione a Matteo è ormai un fatto acclarato, come si evince dalla citazione contenuta in diversi autori cristiani. Le reliquie conservate a Salerno. Ecco, questo pure mi interessa, perché tante volte devo andare a vedere le reliquie di San Matteo, sono due setrone. Le reliquie di San Matteo sarebbero giunte a Velia, in Lucania, intorno al V secolo, dopo rimasero sepolte per circa 4 secoli. Il corpo del santo fu rinvenuto dal monaco Atanasio nei pressi di una fonte termale dell'antica città di Parmenide. Le spoglie furono portate dallo stesso Atanasio presso l'attuale chiesetta di San Matteo a Casal Velino. Il modesto edificio, dalla semplice facciata a capanna, presenta alla destra dell'altare l'arcosolio dove, secondo la tradizione, furono depositate le sacre reliquie del santo. Un'iscrizione latina piuttosto tarda, incastonata sul lato corto dell'arcosolio, ricorda l'episodio della traslazione. Successivamente le ossa furono portate presso il santuario della Madonna del Granato in Capaccio e Paestum, ritrovate in epoca longobarda. Furono portate il 6 maggio 954 a Salerno, dove sono attualmente conservate nella cripta della cattedrale. Il santo è patrono della città. Quindi al santuario della Madonna a Salerno, te pensa, a Salerno ci sono andato nelle 2011. San Matteo è considerato il patrono di banchieri, bancari, droganieri, della guardia di finanza, cambiavalute, ragionieri, commercialisti, contabili ed esattori. Il documento papale che attesta il riconoscimento patrocinio reca la data del 10 aprile 1934 ed è firmato dal cardinale Eugenio Pacelli. Furono Papa Pio IX il pontefice che accolse l'istanza avanzata dal comandante generale e sostenuta dall'ordinario militare del tempo. Papa Pio VI, il breve pontificio, nelle dichiarare San Matteo patrono della Guardia di Finanza, auspica che tutti gli appartenenti al corpo possano, sul suo esempio, unire l'esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo. Capito? Sempre tutto in Gesù. Per non sbagliare mai e per non rimanere mai sconfitti. Come San Paolo ha combattuto il demonio. San Paolo, chi è che lo sa, però chi è che non lo sa, io adesso lo racconto, che San Paolo perseguitava i cristiani, li ammazzava, sa la spada, gli andava oltre col cavallo, li infilzava sa la spada, ante la testa, ante il cuore, ante il busto, dietro la schiena, ante le spalle, e in tel collo, li infilzava dappertutto i cristiani, quindi chissà quanti ne ha ammazzati. San Paolo era persecutore dei cristiani, tutti coloro che erano di Gesù San Paolo li ammazzava. Dopo però Gesù è apparso con la sua gloria e è caduto da cavallo San Paolo, è rimasto cieco per qualche giorno. La sua lotta non è stata contro carne e sangue, certo dopo, però prima era contro i corpi di cristiani. Mentre San Paolo viaggiava di città in città predicando il Vangelo di Gesù Cristo, c'era un avversario che lo attaccava costantemente. Qui parla dopo della apparizione che Gesù ha convertito Saul, che è Paolo. Gesù è apparso a San Paolo prima che diventasse santo, ammazzava i cristiani. Dopo è apparso Gesù, si è convertito e poi dopo della conversione la sua lotta non è stata contro i corpi, ma contro le anime diaboliche.
C'era un avversario che lo attaccava costantemente. Paolo descrive questa battaglia senza sosta nella sua seconda lettera ai Corinzi. Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni? Mi è stata messa una spina nella carne. Un inviato di Satana ha incaricato di schiaffeggiarmi perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. 2 Corinzi 12, 7, 9. In altre traduzioni il termine inviato viene sostituito da angelo. Gli studiosi continuano a ribattere sul significato esatto dell'espressione di Paolo, con alcuni che affermano che l'inviato fosse una persona reale che combatteva con Paolo e altri per i quali Paolo aveva una spina spirituale che provocava grande dolore al suo corpo. Un'altra possibilità è che Paolo stesse parlando di un nemico spirituale, un demone angelo di Satana, che lo attaccava continuamente. Quest'ultima opzione sarebbe coerente con le lettere di Paolo, visto che parla spesso della realtà della lotta spirituale. Il suo passo più famoso a riguardo è tratto dalla lettera agli Efesini. Per il resto, attingete forza nel Signore. Questo è quello che scrive Paolo nel Vangelo. Attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Efesini 6, 10, 12. Se Paolo ha combattuto con un angelo di Satana, ci ricorda che a volte Dio permette un attacco di questo tipo per rafforzarci e renderci umili. Come ha scritto nella prima lettura ai Corinzi, nessuna tentazione vi ha finora sorpresi, se non umana. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. 1 Corinzi 10, 13. Quindi, cerchiamo da persistere sempre in Gesù e lottare tutti i giorni per essere salvati, infine, nell'ultimo momento di questa vita. Sicuramente non solo all'ultimo momento, ma anche prima, perché siamo protetti e liberati dal male se ci schermiamo tutti i giorni e ci riempiamo di uno scudo di difesa che ci ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni, che non è religione. La religione non l'ha creata Dio, l'ha creata Satana tramite le creature umane, perché la religione ha creato un caos totale, le guerre in tutto il mondo. Invece Gesù e la Madonnina, che ha istituito la Chiesa Cattolica, non è una religione. La Chiesa è un'unione di creature unite nell'amore, quindi non è religione. Le religioni è di Satana, che porta disperazione, odio, guerre, e morte, morte eterna e infelicità totale. Ricordamocelo. Se Paolo ha combattuto con un angelo di Satana, ci ricorda che a volte Dio permette un attacco di questo tipo. Non ci sono altri riferimenti a questo angelo di Satana nelle lettere di Paolo, ma è chiaro che si trattava di una battaglia costante permessa da Dio. Paolo può aver lottato a lungo nella sua vita con questo demonio, ma la buona notizia è che quest'ultimo non ha avuto l'ultima parola. Come ha scritto nella seconda lettura a Timoteo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Tratto da capitolo 2 di Timoteo, versetto 4, 7, 8. A posto. E adesso creo una forza inattaccabile contro i demoni. Quella volta più che altro i demoni stavano solo in principati e potestà nei cieli e a mezz'aria. Adesso si sono incarnati anche in carne e sangue. Ci sono anche angeli incarnati, ce n'è tantissimi, che stanno se sono schierati con Satana per distruggere coloro che cercano in ogni modo da rimanere nell'amore
nell'armonia del creato. Quindi cercano di distogliere più anime possibili per portarle alla disperazione e alla totale annullamento della propria vita, della propria felicità con Satana. Noi facciamo del tutto per operare protezione e liberazione per queste anime purette perse che sono state plagiate e abbindolate dal demonio. E pensiamo pure per noi, perché anche noi siamo stati abbindolati e anestetizzati dal sistema che non ci permette da vedere oltre, da vedere l'amore. Vediamo tutto nero, tutto scuro, tutto cupo, come se stassimo dentro una grotta senza luce, perché non ci affidiamo a Gesù. Noi apriamo la porta, lui bussa, noi apriamo la porta, non sentiamo niente. È ora che apriamo sa porta e Gesù ci bussa tutto un continuo, noi apriamo mai. Gesù è l'amore, accettiamo l'amore, ci abbiamo bisogno dell'amore, abbracciamo l'amore. Tutti abbiamo bisogno di amare e di essere amati. Eh? Dobbiamo assolutamente fare del tutto per amare ed essere amati. E come? E come? Affidarci completamente e totalmente all'unica fonte di salvezza, l'unica sorgente dell'amore che è Gesù. Gesù la nostra unica felicità. Non c'è un'altra felicità all'infuori di Lui. Perché questi video qui me li vede pochissima gente, pochissime anime riesce a sopportare questi video qui? Perché è una consapevolezza e c'è Gesù in mezzo e agli angeli incarnati demoniaci gli dà fastidio questi video qui, non li sopportene. Mi dice, ma basta, che palle con queste cantilene, tutti santi e sempre tutte le solite, cos'è, sei uno... E fissato della religione, sempre quelle. Io non professo una religione, perché le religioni è il demonio, è le guerre, è la divisione, è gli interessi, è la superbia, la vanagloria, la vanità, la falsità, l'inganno, le guerre, l'odio, la divisione, l'inferno, le religioni. Ma Gesù e Mamma Maria sono la sorgente della vita e dell'amore. E la Chiesa è un'unione di creature unite in Gesù. E il rosario è un'arma potente contro le energie basse, le vibrazioni basse. Adesso mi è stata mandata una fattura, una maledizione oscura, come al solito, tutti i giorni, sempre centinaia di maledizioni. E dopo mi si intreccia rosario. Adesso inizio per la protezione, non solo mia, ma anche tua che mi stai a guardare, se c'hai pazienza da guardare e se non c'hai una vessazione oppure un malocchio o un qualcosa di fattura nera che non ti permette da guardare sul filmato, ti fa staccare oppure ti fa mettere avanti tutto un continuo. Allora significa che sei posseduto o posseduta. Oppure non è detto della possessione totale, può essere pure, molto probabilmente c'hai una vessazione che ti è stata mandata con un plagio dagli angeli incarnati del demonio che stanno in tele sette e pregano contro di te per fatte morire per sempre nella disperazione più totale per fatte ammazzare in giro. Intorno a noi è in corso una battaglia spirituale e dobbiamo combattere. San Paolo ha scritto nella sua lettera agli Efesini che la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, tratto da Efesini 6:12, come ho letto prima. È una verità della fede cattolica che Satana e i suoi servi sono reali e attivamente impegnati in una battaglia contro di noi. Vogliamo davvero distruggerci? Ma no, noi dobbiamo combattere. Chi è che vuole essere distrutto o distrutta non si affida a Gesù e continua a fidarsi alla setta satanica, agli angeli incarnati,
che apparentemente parlene tutti perfetti, c'ha nella ciliegina nel culo, tutti giacca e cravatta, tutti eleganti, profumati, pare chissà che te promette nel mondo intero, la vanità totale, tutti i vizi del mondo, dopo te porta nello sfascio più totale, alla disperazione più totale, che adè apparentemente profumene, dopo giacerà all'inferno per sempre, dove c'è la puzza de merda per sempre, in eterno, il vomito, la puzza de merda, il demonio che te magna, te caga in continuazione, bestemmie, te se foga, non puoi bere, sei bruciata, bruciato in eterno, senza fine nella disperazione e nell'assenza dell'amore totale, pensa che schifo. Dopo i demoni ti viene ne vicino a forme spaventosissime, a strappare le carni, a tirate fuori la lingua, a scarnite tutte le gengive, a staccate i denti uno per uno, sale pale te buttene dentro i bagarozzi, i bigatti, i scorpio, tutti insetti più brutti in assoluto e sconosciuti a questo pianeta Terra, i più brutti di quelli che c'è in te su pianeta, pensa che schifo. Dopo te fa mangiare il vomito, la merda, i rifiuti, la puzza, desalazioni de fogna. Te rendi conto senza essere più amata o amato all'inferno, dove c'è pianto e stridori di denti. È ora che ci diamo una svegliata, andà via da se sette schifose. Ma da aprire la porta a Gesù, che è la nostra unica gioia, felicità, salvezza e sopravvivenza e vita eterna. Il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. La parola di Dio lo dice. Non bisogna comunque scoraggiarsi, ma avere forza e coraggio, perché c'è il Signore con noi. Quindi se ci affidiamo a Gesù, Gesù è il nostro scudo di difesa invincibile. Nessuno ci può sconfiggere con Gesù. E il demonio, certo, si può manifestare tramite i demoni o i suoi emissari o viene lui direttamente. Se stiamo tanto vicino a Gesù, come i santi tipo San Francesco, San Vicino oppure c'è stato Padre Pio oppure Santa Veronica Giuliani, Santa Gemma Galgani e altri santi che indavano Satana proprio in persona a menaie, a massacrarli, le bastonate e lo attaccavano su a testa di in giù, tutte more, ematomi dappertutto, i sbocchi di sangue, un casino faceva Satana sui santi, perché li percuoteva e cercava con le percosse da farli sviare da Gesù, da farli allontanare da Gesù. Gesù però, loro i santi non si sono lasciati compromettere dal demonio e dai emissari e dai seguaci oppure dai demoni che gli mandava lì Satana. Non si sono lasciati compromettere, come ha fatto Giobbe. Giobbe non si è fatto compromesse da Satana che gli ha portato lo sfascio nella famiglia. La moglie gli diceva, mettete con Satana che ti dà tutti i tesori del mondo, ti fa ottenere tutte le robe vane, vanità delle vanità, tutte le robe materiali che c'emo bisogno adesso. Ma lui ha perseverato, è stato sempre con Dio e alla fine Dio gli ha donato tutto quello che ci ha bisogno pure di più, era diventato un imperatore. Quindi affidiamoci a Gesù, anche se adesso ci capita lo sfascio più totale, un macello, però con Gesù, perseverare in Gesù, ci avremo la gioia, la pace, la risurrezione, la felicità, la vita eterna e tutto l'amore che c'emo bisogno per campare, per sopravvivere, per vivere per sempre. Pensa tu. E andremo in paradiso, in un luogo che di una felicità immensa, incalcolabile, indescrivibile. E mi auguro che questo video possa essere di presa di consapevolezza a tanti di coloro che sono adepti nelle sette, che hanno una promessa di felicità nella vanità più totale, nella superbia, nel fa come cazzo gli pare, nel senso che fanno le robe che contro il bene, contro l'amore, credendo che trovano sollievo, trovano soddisfazione, gioia, pace, amore, e invece trovano tutta disperazione. Mi auguro che questo video possa essere utile per liberarsi da questi demoni incarnati, questi emissari, e non solo, da questi che cercano in tutti i modi da portare le anime all'inferno dove c'è solamente disperazione e morte eterna. E puzza desalazioni de fogna che non si supporta e dopo bisogna respirarle in eterno, è senza fine. Non c'è più speranza di avere l'amore.
Quindi staccameci adesso finché siamo in tempo. Bastardi. Questi, gli angeli caduti, hanno scelto il bastardismo. Apposta se può definire bastardi. Cerchiamo da andare via dal bastardesimo. Cerchiamo da non essere più bastardi. Andiamo via, andiamo con Gesù. Con Gesù non siamo più bastardi. Siamo felici, siamo gioiosi e abbiamo la felicità e la gioia di cui c'emo bisogno. Tutto l'amore di cui tutti noi c'emo bisogno per campare, per sopravvivere per sempre. Tra le tante preghiere per la Chiesa ci offre in questa battaglia contro Satana ce n'è una chiamata semplicemente preghiera per sconfiggere l'operato di Satana. È una preghiera potente che chiede a Dio di scacciare l'oscurità da questo mondo una volta per tutte. Guarda lì, il Dio delle mosche e delle zinze mi è venuto tutto vicino perché non vuole che la leggo. O Divino Eterno Padre, in unione con il tuo Divin Figlio e con lo Spirito Santo e attraverso il cuore immacolato di Maria, ti prego di distruggere il potere del tuo più grande nemico. Gli spiriti maligni cacciali nei più profondi recessi dell'inferno e incatenali lì per sempre. Prendi possesso del tuo regno che hai creato e che è giustamente tuo. Padre Celeste, donaci il regno del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Ripeto questa formula di puro amore nei tuoi confronti con ogni battito del mio cuore e con ogni mio respiro. Amen. Ripetemolo, vieni dietro a me se vuoi. O Divino Eterno Padre, in unione con il tuo Divin Figlio, mettiamo nelle mani di Gesù le anime che ci hanno bisogno di salvezza e di liberarsi dalla prigionia del demonio e di Satana. E diciamo i nomi apertamente a Gesù. Io dico diciamo per dite dilli, io me li tieno dentro di me perché opero consapevolezza video, audio e video su internet e quindi non posso dire i cazzi miei. E tu dilli apertamente a Gesù se sei da solo o da sola quello che tu necessiti ti sta a cuore l'anima tua oppure l'anima di... De un caro tuo parente o familiare, quello che te pare. Mettiamo il nome a Gesù. Dai, ripeti con me mettendo il nome. O Divino Eterno Padre, in unione con il tuo Divin Figlio, con lo Spirito Santo, attraverso il cuore immacolato di Maria, ti prego di distruggere il potere del tuo più grande nemico. Libera questa anima che ti metto nelle tue mani, Gesù, per intercessione di Mamma Maria. Gli spiriti maligni, cacciali nei più profondi recessi dell'inferno e incatenali lì per sempre. Prendi possesso del tuo regno, che hai creato e che è giustamente tuo. Padre Celeste, donaci il regno del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Ripeto questa formula di puro amore nei tuoi confronti con ogni battito del mio cuore e con ogni mio respiro. Amen. Tre volte, un'altra volta e vieni dietro se vuoi e di il nome che ti preme di liberare nel nome di Gesù Cristo per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di liberare l'anima che è in pena e l'anima o uomo o donna che è stata presa da Satana e incatenato o incatenata, uomo e donna, dal demonio, dagli angeli caduti, da quelli incarnati, insomma, creiamo una protezione, una liberazione, una volta per tutte, di noi stessi principalmente, perché se non siamo liberi noi non la possiamo donare agli altri. O Divino Eterno Padre, in unione con il tuo Divin Figlio e con lo Spirito Santo e attraverso il cuore immacolato di Maria, ti prego di distruggere il potere del tuo più grande nemico e sprigionare l'anima che ho messo nelle tue mani. Pensaci tu, Gesù, liberalo, liberala, guariscilo, guariscila. Cacciali nei più profondi recessi dell'inferno, questi demoni, e incatenali lì per sempre. Prendi possesso del tuo regno che hai creato e che è giustamente tuo.
Padre Celeste, donaci il regno del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Ripeto questa formula di puro amore nei tuoi confronti con ogni battito del mio cuore e con ogni mio respiro. Amen. Esorcismo di Papa Leone. E adesso ti ripeto, se sei vessato o vessata, c'hai qualche vessazione diabolica oppure qualche macumba ti è stata fatta oppure l'hai avuta per farla a un'altra persona, cucino, ti dà fastidio un bel po', adesso questa chi non la sopporti, stacchi il video, metti avanti oppure stacchi del tutto. Fa come te pare, però se te vuoi liberare, ascoltela, anche se te sfoghi, te smateri, non ti preoccupare, perché te fa bene per liberare la tua anima imbastardita. E anche la mia, Nessuno deve giudicare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloriosissimo Principe delle Celesti Milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù, suo Figlio, dalla tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo custode e patrono e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché esso non valga né a fare schiavi di sé gli uomini né a recare danni alla Chiesa. Ti dico un'altra cosa, la Chiesa è un'unione di creature unite in Gesù, non era una religione. Dio non ha creato una religione, Dio è amore, ricordatelo. Presenta l'Altissimo con le tue e le nostre preghiere perché discendano su di noi le sue divine misericordie. Incatena Satana e ricaccialo negli abissi, donde non possa più sedurre le anime. Amen. Di amen pure tu. Amen. Significa così sia. In nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, e con l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo la battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Ci facciamo un segno di croce. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sorga il Signore e siano dispersi i Suoi nemici, fuggano dal cospetto di lui coloro che lo odiano. Svaniscano come svanisce il fumo, come si fonde la cera al fuoco, così periscano i peccatori dinanzi alla faccia di Dio. Ci vedi? Ecco la croce del Signore, fuggite potenze nemiche. Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide. Discenda su di noi, Signore, la tua misericordia, come abbiamo sperato in te. Il leone, lo sai chi è? Gesù. Gesù. Non solo si è sacrificato come un agnellino, docile come un agnellino, umile. L'agnellino è l'animaletto più dolce, più docile che esiste. Ma vinse la morte. Dio fatto uomo in Gesù, il leone della tribù di Giuda, e vinse. Nessun uomo ha il potere da sconfiggere la morte, solo Dio incarnato in Gesù. Ricordatelo! Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide. Discenda su di noi, Signore, la tua misericordia, come abbiamo sperato in te. Noi ti imponiamo di fuggire, spirito immondo. Adesso mettiamo nelle mani di Gesù sempre le anime che ci sta a cuore per liberarle dal demonio e dagli angeli caduti, incarnati. Noi ti imponiamo di fuggire, spiriti immondi, potenza satanica, invasione del nemico infernale, con tutte le tue legioni, riunioni e sette diaboliche, in nome e autorità di nostro Signore Gesù Cristo. Sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontanato dalle anime create a immagine di Dio e riscattate dal prezioso sangue del Divino Agnello.
D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa di Dio e scuotere e crivellare come frumento gli eletti di Dio. Te lo comanda l'Altissimo Dio, al quale nella tua grande superbia presumi di essere simile. Te lo comanda Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne, che per la salvezza della nostra progenie perduta dalla tua gelosia si è umiliato e fatto obbediente fino alla morte di croce. Te lo comanda la potente Madre di Dio, la Vergine Maria. Eccola qui, Mamma Maria. L'Immacolata Concezione, che dal primo istante della sua Immacolata Concezione per la sua umiltà ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Te lo comanda il sangue dei martiri e la potente intercessione di tutti i santi. Dunque, dragone maledetto e ogni schiera diabolica, noi ti scongiuriamo per il Dio vivo, per il Dio vero, per il Dio santo, cessa di ingannare gli uomini e di propinare loro il veleno della dannazione eterna. Cessa di nuocere alla Chiesa e di mettere lacci alla sua libertà. Umiliati sotto la potente mano di Dio. Trema e fuggi all'invocazione che noi facciamo del santo e terribile nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno, cui le virtù dei cieli, le potenze e le dominazioni sono sottomesse, che i cherubini e i serafini lodano incessantemente dicendo: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo. Ripetemolo insieme: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo. O Signore, ascolta questa mia preghiera, il mio grido giunga a te, non solo per la liberazione della mia anima, ma anche le anime che ti ho messo nelle tue mani. O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli angeli, Dio degli arcangeli, Dio dei patriarchi, Dio dei profeti, Dio degli apostoli, Dio dei martiri, Dio dei confessori, Dio delle vergini, Dio che ha il potere di donare la vita dopo la morte e il riposo dopo la fatica, giacché non vi è altro Dio al di fuori di te, né vi può essere se non tu, Creatore eterno di tutte le cose visibili e invisibili, umilmente ti supplichiamo a volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione degli spiriti infernali e a mantenercene sempre incolumi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mantenerci sempre incolumi, lontano, significa distanti dai spiriti maligni. Adesso liberiamoci definitivamente da ogni energia, frequenza bassa che ci porta alla disperazione, alla morte e all'anima all'inferno, con l'arma contro il male, il rosario, tutti i giorni, per ottenere gioia, pace, conversione e qualsiasi cosa ci abbiamo bisogno per intercessione di Mamma Maria nel nome di Gesù Cristo che chiediamo, la otteniamo. La otteniamo, perché per Dio tutto è possibile. Per noi niente è possibile, ma se ci affidiamo a Gesù e chiediamo intercessione a Mamma Maria, tutto è possibile. Tutto, perché opera Gesù grandi prodigi e miracoli. E nel nome di Gesù Cristo, se noi stiamo al suo fianco, operiamo miracoli e prodigi, che alla fine non siamo direttamente noi. Noi siamo strumenti, se ci affidiamo a Lui, del suo amore, per portarlo agli altri, a noi e a chi è che ci ha bisogno di liberazione da Satana. I misteri della luce, affinché le anime che abbiamo messo nelle mani di Gesù, che Gesù è il lievito che fa lievitare il ciambellò, la torta e tutti i dolci, no? Lievita. Tu affidi una persona a Gesù e Gesù la risana, la rinvigorisce, la rafforza, la protegge, la libera, la guarisce, la risorge. Pensa che bello.
Gesù è guarigione, liberazione, salvezza. È tutto Gesù per noi. È il nostro Dio, è il creatore. Ha creato tutto il mondo intero, la creazione stessa, il pianeta, l'universo. Grazie Gesù, grazie, lode e gloria a te. Io credo in Dio Padre Onnipotente. Allora mettiamo sempre nelle mani di Gesù tutto quello che noi necessitiamo, le nostre intenzioni, le anime, non solo la nostra, ma quella che necessita di essere liberato o liberata da Satana, dall'inferno. E affidameci a Gesù, apriamo sa porta a Gesù che sta bussata continuamente. E se ci sentiamo che Dio non ci ascolta, siamo noi che non ascoltiamo niente, perché siamo alleati con Satana. E Satana non ci fa sentire, non ci fa vedere. Siamo plagiati completamente dal demonio. È ora che ci affidiamo a Gesù, perché solo Gesù ci porta la salvezza e la gioia. E ci ama. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E si inizia a 50 proiettili contro Satana. Ogni Ave Maria è un proiettile. Mitraiamo contro l'inferno. Mitraiamo contro chi ci invidia. Mitraiamo contro chi ci parla male. Mitraiamo contro coloro che sono assoggettati dal demonio per compiere sempre opere che portano alla morte e all'odio e all'indifferenza. Mitraiamo a questi spiriti infernali immondi che ci portano l'infelicità e la disperazione e la morte. Ci portano nelle sette diaboliche a soffrire in eterno, senza fine. Liberiamoci da queste sette malvagie. Affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui. Perseveriamo in Gesù, aprimi essa porta all'amore. Per il nostro bene, per la nostra salvezza, per la nostra gioia, per la nostra felicità. L'unica che possiamo ottenere è con Gesù. Non c'è un'altra all'infuori di Gesù. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni. E il Vangelo di Marco 1,9. Quindi c'era anche Marco lì nel fiume Giordano. Grazie Gesù della tua presenza qui con me. Grazie Gesù che tu trasformi, liberi, guarisci, e adesso in questo momento con questa arma potente contro gli attacchi infernali guarisci e risani e liberi questa anima. E tu di il nome che ti sta a cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mettiamoci in questa posizione, te non sei costretto, è costretta, nessuno è costretto, non si deve niente, se uno se la sente così, perché questa è una effusione di energia vitale, questa posizione qui. Non è perché uno è santo, magari ci si diventasse santi, tutti siamo portati a diventare, a andare nella via della santità. Con Gesù siamo protetti, liberati da ogni male e diventiamo come santi, no da sentirci santi, superiori, superbi agli altri, no. Sempre nell'umiltà, ma non nella fessità, no a essere fessi, perché Gesù mica ci ha detto di essere fessi e come fantozzi, Dobbiamo essere astuti come i serpenti, E ci dobbiamo amare, tutelare noi stessi, non ci ha detto di essere fessi, Tuteliamo noi stessi, amiamoci e liberiamo più anime possibili, non solo la nostra, liberiamo più anime possibili dall'inferno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso chiediamo la grazia a Gesù Cristo per intercessione di Mamma Maria affinché ci scenda su di noi lo Spirito Santo di salvezza e di liberazione da Satana. Invocamolo. Spirito di Dio, scendi su di me. Adesso su di me, poi su di lui o su di lei. Spirito di Dio, scendi su di me, fondimi, plasmami, riempimi, usami, Spirito di Dio, scendi su di me. Adesso su di lui e su di lei. Spirito di Dio, scendi su di loro. Spirito di Dio, scendi su di loro, plasmali, fondili, riempili, usali, Spirito di Dio, scendi su di loro. Io perché dico loro? Perché due persone, no? Un maschio e una femmina. Chiede intercessione, no? A Gesù. La forza della liberazione dal demonio. Però se te c'hai una persona in particolare, o lui o lei, dici su di lei o su di lui. Nel secondo mistero della luce,
si contempla le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, c'era la madre di Gesù. Dal Vangelo di Giovanni 2:1. Quella volta le nozze di matrimonio duravano 2 o 3 settimane. E quindi mancava il vino. E la madre si è accorta, no, che era finito il vino, e gli ha chiesto a Gesù, al figlio, gli ha detto: figlio, non hanno più vino. E Gesù gli ha detto: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ma la madre gli ha detto subito ai servi, anche se Gesù gli aveva risposto così, che non, come se non potesse fare nessun miracolo perché non era ora, e la madre gli ha detto ai servi, no? Non è che ha detto: va bene figlio, niente, allora niente, rimanene con l'acqua. No, è andata dai servi e ha detto: fate quello che vi dirà. Già la Madonna sapeva, la mamma sapeva che il figlio avrebbe fatto i miracoli perché c'era la sua intercessione. Quindi chiediamo l'intercessione a mamma Maria per ottenere la grazia di cui abbiamo chiesto e messo nelle mani di Gesù adesso, e ce la concretizza adesso la liberazione e la sprigionamento da Satana. Adesso libera, è libera l'anima di cui abbiamo messo nelle tue mani, Gesù. Grazie, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Non è bigottismo questo, eh? Non è da essere santi. Questo è un involucramento. E si involucra tutte le energie del pianeta Terra, che io sto qui nella mamma Terra, guarda, me levo pure le scarpe a piedi nudi, così le energie, le frequenze basse me scarichene a terra. Guarda un po', non ci ho pensato prima, le scarpe da ginnastica le tienene tutte lì, le energie, le frequenze basse non si scarica. Guarda, a piedi nudi me metto quinta la terra e me scarica tutte le frequenze basse, va sotto terra, va all'inferno, eh? Anche tu faccia, a piedi nudi in un campo, recita il rosario e unisciti in Gesù, affidati a Gesù per ottenere la salvezza, la resurrezione, la gioia, la pace e l'amore eterno e la felicità che c'hai bisogno, perché tutti noi abbiamo bisogno di felicità e di liberazione da Satana, perché Satana ci porta alla disperazione, al suicidio, all'omicidio, al genocidio, al macello, all'infelicità più totale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda che sono scalzo per terra, guarda. Guarda un po', anche tu, mettete scalzo o scalza nel campo, guarda. Guarda un po', nel campo, che le energie e le frequenze basse si scaricano a terra. È come la corrente elettrica. Per non fa sì che c'è i cortocircuiti dentro casa, cioè se deve avere la presa a terra. Se no è un casino, se viene un fulmine te fa un casino. E invece così ci proteggiamo e ci liberiamo da queste scariche negative. Ecco qua, scalzi, ricordameci, è una terapia di liberazione. Adesso siamo arrivati alla terza mitragliata di 10 Ave Maria, che ogni Ave Maria è un proiettile a doppio taglio, è un pallettone, come se tu spari con un fucile a pallettoni, tu spari, oppure, certo, se vai veloce è una mitragliatrice, però noi cerchiamo da sparare col fucile a pallettoni, miriamo bene l'obiettivo, spariamo e così lo abbattiamo. Se siamo protetti e combattiamo la battaglia con le protezioni giuste e potenti, invincibili, imbattibili, noi vinciamo. Ma se noi non ci procuriamo le armi giuste, non vinciamo la battaglia. Ma qui è ogni giorno siamo sempre battagliati del male che ci viene mandato, specialmente dai demoni incarnati e dei principati, le potestà celesti inferiori, quelli inferiori che si sono distaccate dall'amore di Dio e si sono messe nell'odio più totale, l'antitesi dell'amore. Quindi ci distruggono queste forze maligne e noi dobbiamo combattere per proteggerci, e così se siamo protetti non siamo distrutti. Come Padre Pio diceva, chi prega si salva, chi non prega si danna. O l'uno o l'altro, a essere tiepidi, mezzo lì, mezzo là, mezza via, se va allo sfascio. Dopo se cade nel plagio, nei disastri, e dopo ci porta nella disperazione, andiamo all'inferno. Pensa che schifo. Proteggiamoci, liberiamoci da tutto questo male, da tutto questo puro caos e tutta questa falsità di questa gente che ci ingaggia, pare tutti santi, dopo la fine stanno tutti in le sette sataniche, le bestemmie se li impappa. Dopo porta la disperazione e l'odio, la guerra, un casino, porta al suicidio, all'omicidio, tutto porta allo sfascio completo e totale dell'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti. Puro male, puro caos. Pensa che schifo. Allora affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui. Per la nostra gioia, per la nostra felicità e per la realizzazione di tutti i nostri desideri qui sulla terra pure. Perché noi siamo stati creati qui per vivere per sempre. Quindi ci dobbiamo anche realizzare. Per una realizzazione personale affidiamoci a Gesù che ci porta alla felicità. È l'unico spirito che ci porta alla felicità, perché lui è la sorgente dell'amore. Non ce la porta la felicità a Satana. No, quello te la porta e porta all'infelicità. Apparentemente te porta tutte le robe materiali che pare che necessiti, non puoi far meno, ma te porta all'infelicità e la depressione e lo strazio, l'infelicità più totale e l'emocapita. Te porta allo sbando cerebrale e soprattutto alla disperazione. È una cosa bruttissima la disperazione. Quando uno o una è disperato o disperata, o se suicida o se mazza, vabbè, il suicidio è uccidersi, no? O se mazza oppure fa le pazzie e non vive bene, non riesce a realizzare un cavolo in tela vita. Se uno sta con Satana, ma se sta con Gesù, tutto puoi realizzare. Sempre se ti affidi ciecamente a Gesù, no? Tiepido, tiepida, e mezza via, così, alla meglio e peggio, un macello. E lì dopo i tiepidi saranno vomitati dalla bocca di Dio, c'è scritto nella Bibbia. I tiepidi, quelli che stanno a mezzo lì, in mezzo là, un piede a Satana, un piede a Dio. È un macello, O con Gesù
o con l'uno o con l'altro, scegliamo per la nostra gioia e la felicità Gesù. Se dopo te vuoi essere disperato, disperata, nello strazio più totale, per morire per sempre nel fuoco, nello stagno, nello zolfo, a bruciare in eterno, senza amore, senza beve, senza lavasse, senza niente, per tribulare per sempre, stando stai, non me ne frega, cavoli tua, io t'ho avvertito. Dopo, nel terzo mistero della luce si contempla Gesù, si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Dal Vangelo di Marco 1:14-15. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Vedi, convogliare tutte le energie in questa posizione significa caricarsi di frequenze e vibrazioni alte con il rosario. È una protezione potentissima. Dopo i spiriti maligni fuggene via con lo sbadiglio, perché lo sbadiglio non è solo una pressurizzazione corporea che assume mentre uno parla, ma soprattutto è una liberazione dai spiriti i spiriti corrotti, capito? I spiriti negativi che ci fa sta male. Liberamoci, recitiamo sul rosario, unimoci in Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Adesso siamo giunti nel quarto mistero della luce. Volevo cantare una canzone. Dopo sei giorni si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un alto monte. In un luogo appartato, loro soli, si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti e bianchissime. Dal Vangelo di Marco 9:2-3. Padre nostro, e allora grazie Gesù del tuo amore incalcolabile, immenso, infinito e della salvezza che hai portato alle creature qui sulla terra, sul pianeta Terra. Tutte le creature viventi, i vivi e i morti.
Grazie Gesù, grazie. Lode e gloria a te in eterno. Allora, siamo un sol corpo e un solo spirito. Cantiamo questa canzone molto vecchia, che del rinnovamento dello Spirito Santo. Un sol corpo, un solo spirito, un solo Signore, una sola fede ci accomunerà. Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Questa è la nostra, questa è la speranza che uniti ci renderà. Questa è la certezza che uniti ci renderà. Dopo il testo è più lungo, ma adesso continuiamo questa arma. D'altri 10 proiettili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. O del cielo, gran Regina, tutti corrono ai Tuoi piè, alla grazia tua divina, dal tributo di lor fè. O Maria, madre mia, o regina tu del ciel, stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel. Chiediamo l'intercessione potentissima di Mamma Maria Immacolata Vergine per le nostre intenzioni, che ci abbiamo bisogno. Mettiamo nelle mani di Gesù la nostra anima, l'anima che chiede l'intercessione, ci chiede intercessione, l'anima che ci ha bisogno di liberazione da Satana. Grazie Gesù. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Mentre mangiavano, prese il pane, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e disse: questo è il mio sangue. Dal Vangelo di Marco 14:22-24. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Adesso si concretizza tutte le nostre intenzioni che abbiamo messo nelle mani di Gesù. Lui è il lievito. Nelle mani di Gesù le nostre intenzioni ora si realizzano. Ora l'anima o le anime che abbiamo chiesto liberazione si liberano. Grazie Gesù, che nel tuo nome santo Gesù Cristo salvi e stai liberando e liberi e hai liberato queste anime e questa anima dall'inferno e dalla tirannia del demonio. Grazie Gesù, grazie che sei liberazione e guarigione e ora hai liberato, hai guarito, hai risanato. Lode e gloria a te, grazie Gesù, mio re, mio tutto. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve, Regina, Madre di Misericordia,
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricuriamo gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostrici dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, pia, dolce Vergine Maria. E adesso l'amore di Gesù scende su di noi e il suo Spirito Santo, il Santo Spirito di guarigione e liberazione, ci sta guarendo e siamo liberati, guariti, risanati. Ringraziamo a Gesù che ci ha portato liberazione, guarigione e salvezza. Amen. Grazie Gesù. Per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di Santa Gemma Galgani, di San Padre Pio, di San Giovanni Paolo II, di Santa Rita d'Acascia e di tutti i santi e sante del Paradiso. Amen. San Michele Arcangelo, difendici. San Gabriele, fortificaci. San Raffaele, guariscici da ogni male. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. La benedizione tua, Gesù, ora scenda su di me e su tutti coloro che state a guardare sto filmato. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Adesso guarda che vado verso l'albero, lo abbraccio e mi riempo di ulteriore energia positiva e vitale. E ricordiamoci e ricordate che se vuoi ottenere lo scaricamento delle energie, le frequenze basse, mettiti scalzo o scalza in mezzo a un campo, così ti scarica tutte queste frequenze basse che non ci fa sta bene. Grazie Gesù, grazie, grazie, grazie Gesù. Oh, fa male, ente si zuppi de terra qui per terra. A posto, adesso io comunque mi metto le scarpe perché non mi voglio fa male, perché mi amo, allora non mi voglio lapidà, e mi tutelo e vado verso l'albero a abbracciarlo, capito? Dopo se chi non c'è i zuppi e se il campo è paro, l'importante è che durante la recita dell'arma del rosario, se sta scalzi, ovviamente fermi se c'è i zuppi di terra, perché mica ci dobbiamo ferire e sbudellare i piedi, perché Gesù ci ama, non è che ci vuole sbudellati, è lui che si è flagellato e si è fatto rende vittima per salvarci, non vuole che non ci amiamo. Ecco qua, guarda un po', adesso vado a abbracciare l'albero e così mi carico del tutto e definitivamente oggi, in questa giornata molto calda del 21 di settembre 2018. Ti saluto, termina qui questa produzione video. Mi auguro che sia stata una produzione positiva per te, non solo per me ma anche per te. Ciao, grazie.